è tornato l'equilibrio nella sala operatoria. Ero felice, sì, e sono ancora felice. E questo che mi ha salvato. Da 16 anni che ho il Parkinson proprio conclamato. All'inizio era il dito indice della mano destra che rimaneva diritto a mano rilassata. Poi cominciarono dei tremori alle gambe, cominciai a cadere soprattutto all'indietro, cominciai a deambulare malamente come un ubriaco. La Deep Brain Stimulation, o DBS, è una nuova metodica messa a punto per tutti quei pazienti le cui classiche terapie farmacologiche non fanno ormai più alcun effetto. I pazienti candidati alla DBS sono dei pazienti che vengono selezionati da un'equipe multidisciplinare e sono avviati ad una serie di protocolli radiologici, risonanze con particolari tipi di sequenza e TAC, che fondendosi insieme riescono a dare un'immagine ed un'idea preoperatoria di quello che sarà poi in realtà l'intervento da dover effettuare. Dopo alcuni giorni dall'intervento chirurgico, il neurostimolatore viene attivato. Per attivazione si intende il settaggio di tutti quei parametri che il neurostimolatore offre affinché il paziente abbia un completo annullamento o una riduzione della sintomatologia preesistente. Uno, due, tre, bravo! Ok, capogiri? Fastidio? Successivamente il paziente verrà seguito da un team di neurologi che è in grado di gestire sia l'impianto sia l'adeguamento dell'eventuale terapia residua che il paziente ancora sta praticando. È tornato l'equilibrio nella sala operatoria. Ero felice, sì, e sono ancora felice. E questo che mi ha salvato. Non solo conto di riuscire a far di più, ma conto un giorno di guarire. E il Parkinson se ne deve andare oramai, ma lo piccolo. Sebbene prima, in un primo tempo, è stato il mio maestro, adesso basta. L'allievo ha superato il maestro, quindi il maestro lo serve.